In questo video di Minecraft io e i miei amici spieremo le ragazze mentre parleranno da sotto la piscina nella base segreta. Scopriremo un sacco di cose, state a vedere. Oh, guarda, guarda, Spi, guarda! Cosa? Che c'è? Oh, oddio! Oh, ma cosa? Se tu sei un ragazzo o una ragazza, scrivilo qua sotto i commenti. Mi raccomando che ti lasci il cuore se lo farai. Oh mio Dio! E quindi che significa, Rucco? Perché ci stiamo spiando? Scusami, non ho capito. Boh, sono andato al bagno, si stanno per cambiare, che forse fanno una bella capatina in piscina. Certo, ma mi raccomando ragazzi, ci vediamo al Fantacomics di Roma Est, il centro commerciale, alle 16:30 il 2 marzo. Oh, wow! Ho capito, esatto. Quindi tu li vuoi spiare così che vediamo e sentiamo cosa dicono tra di loro? Mi ha letto nel pensiero. Oh, oh sì, ottimo! Qua ci vuole proprio una bella risata cattiva. Ok, bene, sapete cosa? Ok. Dobbiamo solamente capire come nasconderci, ecco, Crucco. Perché mi sembra veramente complicato. Come dovremmo fare? Così. No, le pozioni di nuovo rimpiccioli i denti. Ovvio, ho già fatto una piccola basetta. No, va bene, ok, dai, sbrigati, vai. Vai. E vai, e come vogliamo? I jetpack. Bene, e adesso... Oh cavolo! Via! Oh mio Dio, Crucco, ma ci arriveremo dopo 2 secondi praticamente. Oh. Eh no, effettivamente è giusto così. Oh, guarda, c'è la finestra aperta lì in fondo, Crucco, ma ti devi infilarci lì dentro! No, aspetta, la finestra aspetta! La trappoletta! Arriviamo! Dai, Crucco, ma io sono già qua in fondo, ragazzi! Non è possibile! Non lo so! Io sto cadendo! Aspetta, andiamoci in questo modo. Ecco! Ok, me lo sono tolto momentaneamente il jetpack e adesso lo rimetto. Questo è il modo migliore per cadere. Ok, bene, io ci sono pure. Ciao, eccoci, ciao ragazzi. Crucco, dove sei? Dietro di te, me l'ho fatto quasi scappare. Ok. Attento. Oh, che stanno facendo? Oh, sciaboletto. Qua e ti allaccio il costume. A posto? A posto, a posto. Siete proprio belle, siete proprio carine con questi costumi. State un sacco a me, non vedo l'ora di andare a fare il bagno tutti insieme. E noi siamo felicissimi per spiarvi e capire che cosa direte. Bene, allora penso proprio... No, Crucco, no, no, togli quella cosa. Andiamo. Ok, sto andando. Sta andando Odd. Ok, bene. Adesso la missione principale è... capire come spiarle, Crucco, perché potrebbero vederci se andiamo nel lato della piscina, no? Allora, sbrighiamoci, no, tranquillo, questa è una base... Una base cosa? Ho fatto una base sotto la piscina. Ma davvero? Sì, aspetta che arrivo. Ok, io sto cadendo, via! Ok, perfetto, dov'è? Oddio, guarda, già si sono buttati, già sono dentro loro. Qui, esprimi, vedi? Dove sei? Ah! Qui? Dove siete? Aiuto, sto andando! Esattamente qui. Oh, vediamo, apri un po'. Oh, era qua. Oh. Wow. Andiamo, Elox, infiliamoci. Vale, fammi chiudere. Ok. Oddio, ma quindi... Aspetta, hai fatto una base segreta sotto la piscina. Non ci voglio credere. Oddio. Crucco, tu sei veramente un pervertito comunque. Ma non è vero, è solo per informazione. Oh, mio Dio. Ok, bene. Splash, 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 splash. Ah, dovrei mettere un trampolino qui. Sì, si serve molto bene. Mancano anche gli ombrelloni. Sì, che le sei? Ma chi ha fatto questa piscina? Oh, senza ombrelloni. Vediamo di cosa iniziano a parlare. Speriamo che iniziano subito a parlare, non lo so, di cose zozzine. Quindi? Sì? Stavo pensando, vi va di parlare di cose di ragazze come l'altra volta? Vabbè, va bene. Ok. Allora faccio io una domanda. Dammi 5 euro se chiede del ragazzo ideale. Ok. Perché non mi parla del vostro ragazzo ideale? Dammi 5 euro. Cavolo! Mi dispiace, caro. Ok, ci ecco, iniziare. Grazie mille. Inizio io? Vai! Allora, il mio ragazzo ideale è biondo, con gli occhi azzurri. Mi dispiace, Alex, mi dispiace tantissimo. Un classicone. Mia. Sì? Mi sembra che ne avessimo già parlato. È vero! Anche quello di Zoe è il suo ragazzo ideale, perché io sono il suo ragazzo ideale di Zoe. Il ragazzo ideale è proprio qualcuno biondo con gli occhi azzurri, giusto? Quindi, mi raccomando, devi starci alla larga perché ne avevamo già parlato, ok? Ah, va bene. Se va
Cioè, ok, è troppo semplice. Meglio un ragazzo azzurro con gli occhi biondi. Cosa? Certo. Non penso. Cosa? Ma non è la scimmia. Sono io? Mi sa di sì, ma gli ho detto comunque. Qualcos'altro invece? Sì, infatti. Per me c'è una caratteristica che mi piace molto. Oddio. Dei ragazzi che guidano i carri armati. Proprio. Cosa? Cosa? Carri armati. Che guidano i carri armati. Sapete tutti cosa dovremmo fare ora, vero? No, Elox, no. No, tu non puoi andare a rubare un carro armato, Elox. Dovremmo rubare un carro armato. No, Elox, no, ti ho detto di. Oh, sciabolette, Elox, ma stai scherzando che davvero dobbiamo rubare un carro armato? No, sto scherzando, è la cosa migliore da fare per impressionare mia. Ok. A me che me ne frega. Beh, siamo amici, ragazzi, ci aiutiamo a vicenda. Allora, il piano è questo: ci lanciamo, atterriamo sulle ragnatele, così non ci facciamo male. Poi scendiamo e ci intrufoliamo nel carro armato. E poi scappiamo via perché tanto non posso farci nulla. Ok, va bene. Uno, ci sono. Due, tre. Ok, silenzio, okay. Silenzio, tanto non ci hanno sentito, non ci hanno sentito. Piano, piano, piano. Ah, cadete, se riuscite, cadete anche sotto questo blocco qua, così non faccio come ho detto, Oddio! Dove stiamo andando, Elox? Dobbiamo andarcene via, attenti! Tranquilli, non possono farci male, tanto andiamo in un carro armato. Oddio, Elox! Non si capisce! Non tocca girare di qua. Non spingermi, Luca, non spingermi! Vai, via. Oh, mio Dio! Sta strettissimi qua dentro! E l'ho notato, okay. dai! Ok, stiamo scappando, via! Sì! Oh, siamo riusciti a scappare, okay. Non ci fanno nulla. Ok, allora ora il piano sarebbe quello di andare a casa di delle ragazze con il carro armato. Oh mio Dio, questa cosa è veramente incredibile. Ok. Sì! Questa cosa sì che è figa. Ok, bene. Ok, ragazzi, ci siamo, ma sei. Come attiro la loro attenzione? Semplice, gli spari. Sparagli! Sparagli! Aspetta, devo caricarlo. Oddio, Grunco, siamo lontani, Grunco. Ok. Oddio! Altro, così mi vedo. Sì, Grunco, sto infatti a te. Oddio! No, Elox, hai fatto un casino, Elox. Sì, sicuramente te lo senti. Vieni qua, Grunco, vieni qua. Ehi, là! Guardate qua! Ma cosa è successo? Perché è tutto distrutto? Perché ho preso un carro armato! Ma che cavolo è un carro armato? Non è un po' esagerato così? Ma la mia casa! Oh, mi piacciono i carri armati? Tutto distrutto. Mi stanno cagando. Elox, sappi che li voglio ripagati tutti i danni! Tutti dal primo all'ultimo, anzi ti ci metterò giorno e notte a lavorarci. Per ricostruirle esattamente com'era. Va bene, scusa. Non vi piacciono i carri armati per caso? Cosa? Non vi piacciono i carri armati? Non ci piacciono in questo modo. Ma come no? Vabbè, volevi fare un giro? Sì, hai fatto esplodere casa? No. Ah sì, ma come no? Oh, cavolo, mi sa che era proprio. Dovevamo evitare di fargli esplodere casa. Vabbè, sembra divertente. Oddio. Vattene via, sappi che poi ti farò lavorare. Ok, va bene. Dove sto andando? Aspetta. Vabbè, esplodere in aria. Ok, non è esploso. Rucco, noi che ci siamo. Entriamo. Sì. Ok, Rucco, bene. Sì. Ci siamo. No. Ragazzi, eccomi. Eccoti, Alex. Che ti ha fatto il carro armato? L'ho parcheggiato. Ah, ok. Strani quelli lì. Sì. Tocca a me. Sì. Il mio ragazzo ideale deve almeno avere un canile. Se ne ha due meglio. Cosa? Ma mi piacerebbe tanto ne avesse uno. Canile. Con tanti cagnolini e tanti cuccioli di cagnolini. Cucco, che carino. Sai che devi trasformare casa tua in un canile. Cavolo. Andiamo andiamo a fare il canile, Gruca, andiamo a fare il canile. Dai, venite, momento di vicino. Ma cosa hai fatto? Cosa c'è qui? Guarda qui. Oh mio Dio, quanti cagnolini. Hai visto? Wow. Sì. Che brutto cane. No, ma è lo sbrizzer.
Oddio! Sì, ti piacciono, visto? È molto bello, sono molto ammaestrati, bello. Giocano, fanno quello che ti pare, sì. Il nuovo canile! È perché è casa sua! Casa sua è diventato un canile, è anche una discarica, sì. Dato che... Marco, come si chiama questo? Mamma mia, che puzza di merda che c'è comunque in questa casa. Tu zitto, va! Scusami. Molto bello, Rucchino, sai cosa renderebbe tutto molto meglio delle api? Delle api che accompagnassero e che accompagnano i cani. Ma i cani non darebbero fastidio alle api, Violet? No, perché se ti possono diventare amici dovresti proprio mettere delle... Sì. Oh, cosa? Che carino questo qui. Oh, sì, non ci voglio credere, Crucco, sì. L'hai ripreso di nuovo il cash. Sono lui che accompagna. Esatto, è l'ape reale che accompagna i cani. Sì, infatti se ne tocco uno mi seguono tutti. Oddio! Oddio! Crucco, aspetta! Eccomi! Brutto idiota! Lux, hanno ucciso tutti i cani! Oh, cavolo! Tutti i cani! Prendi, vai a prendere l'esperienza, Crucco, almeno! L'esperienza! Dai, Lux, perché sei entrato dentro con il carro armato? Non hai capito che dovevamo far... Brutta scimmia! Oh, no! Violet, senti, tranquilla! I cani sono andati nel paradiso adesso. Dei cani. I miei soldi. Sì, mi sembra giusto. Sai chi altro dovrebbe andare per di quello? No, è un carro armato, è un carro armato, è un carro armato, è un carro armato, non gli fai nulla. Vabbè. Perché adesso non ti calmi e ce ne andiamo? Già, esatto, a fare quello che stavamo facendo prima. Scusatemi, ragazze. Io pensavamo che. Non ho parole. Lox, aspetta. Sei veramente un badino. Ok, va bene. Andiamo. Ciao, ragazze. Ragazza ritirata. Lox, hai esagerato questa volta. Sei un vero cretino. Scusate. Fatto un genocidio di massa. Ok, va bene. Adesso andiamo a capire cosa invece dirà Zoe. Perché io sono curioso. Dai, andiamo. Ok. Lasciamo per te. Ok, ora dobbiamo sentire quello che dirà Zoe. Sì. Siamo pronti? Vai. Perfetto. Vai, Zoe, tocca a te. Raccontaci il tuo coso. Sì. Allora, a me piace un sacco quando i ragazzi sono proprio tipo bad boys. Capito? Ma quelli proprio bad che si mettono le catene al collo e gli spuntoni si tingono di un ghiè di nero. No! No, il cacchio, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. No, è un osso quello nel mio mondo. Ti mettono l'ombretto nero e la matita. No, che poi le persone su TikTok mi dicono che sono emo. Ragazzi, mazza, no. Vabbè, dai. Ma come cavolo sono conciato? Senti, dai la colpa a Zoe. Oh mio Dio. Ecco, poi se vuoi fare il bad boy, dagli pure una sberra in casa. Ma sembro Bully Maguire. No, sciavolette. Andiamo. Davvero, sembra la parte cattiva di Spider-Man. Non ridere, Crucco. Mamma mia, adesso mi metto a ballare tipo... Infatti, ballo un pochino. Va bene, dai, vediamo cosa accade. Vediamo se Zoe si innamora ancora di più di me. Sì. Vediamo un po'. Vabbè, saliamo qua. Io mi nascondo. Ehi là, aprite. No, qui. Ok. Ah, quindi devo fare pure tipo lo stronzo, devo fare? Sì. Ah, ok, vabbè. Spuda gli faccio, non lo so. Ok, va bene. Sto arrivando. Ok. Non so come funziona. Ma... questa casa qua. Mamma. Ma questa piantina. Aspetta, fammela togliere. Mamma mia. Oh, ciao ragazza. Io sono Sbreezer, sono il bad boy del quartiere. Aspetta, che non ci vedo.
Chi sei tu? Io sono Sbrizzer, sono il bad boy del quartiere. Guarda qua, ma chi succede io qua? Guarda qua, che casino, che buco che c'è, oh. Che buono, che fatto, era giusto? Oppure ti devo, oppure devo sfondare casa tua in altri buchi? No, grazie. Oppure no. Vuoi essere tu sfondata? Ma perché ci vuoi costruire il ponte di Messina qua? Visto che già... Io! Allora, oh, ma davvero? Oh! Non mi dispiace. Sta funzionando. Allora, allora, questi buchi già in realtà sono prenotati da riparare da Elox, perché è stato quello capito. Lì a farti. Ma tu che fai? Ma tu vuoi uscire con me? Usciamo, amone, dai. Ma io in questo momento non sono nella condizione giusta. Vabbè, che mi fa? Ma mica mi ingelosisco se tu esci così, in questo modo un po' provocante. Veramente. Ma ci sei tu? Allora, vabbè. Ok, allora, perfetto, allora però, andiamo insieme. Che però, cosa? Dopo che le mie amiche saranno andate a casa. Mi però lo so. Oh, finite voi. Ragazze. Amone. Ok. La nostra rimpatriata è finita. Perché? La nostra rimpatriata è finita. Ma io vabbè, dai, salutale. Poi io ti aspetto fuori, va bene. No, vabbè, se volete, tranquille, ragazze, se volete, andate un attimo lì, nella piscina. E io tranquilla che poi, aspetto qua, andate tranquilli nella piscina. Ma non bravo, ragazzi. No, pure tu, vai con loro. Ok, perfetto, ottimo, va bene. Ciao. Ok. Ma raga, ha funzionato, assurdo. Ho fatto lo stronzo e comunque sta funzionando questa cosa. È incredibile. Funziona sempre. Direi nell'occhio dietro. Ok, va bene. Adesso dobbiamo un attimo capire che cosa dicono tra di loro. Venite. Spiamole. Vediamo cosa dicono dopo quello che è successo. Vediamo. Vabbè, comunque è un po' strano che sono successe queste cose. Proprio mentre ne stiamo parlando, proprio come l'altra volta. Esatto, un po' sospetto. Però insomma siamo in una piscina, non è che le possono entrare dentro l'acqua e spiarsi. Però possono vederci da tante parti. Forse sono diventati degli uccellini, degli uccellini sopra gli alberi. Mi sa che ci ha visto Violet. Andiamocene via. Degli uccellini sugli alberi. Sì, tipo. Ok, va bene. È stato molto divertente. Sì, grazie per averci invitato. Bella giornata. Di nulla. Ciao. Grazie, sai. Ciao. Mi raccomando, fai attenzione. Sì, tranquilla. Sì. Ciao. Ok, giunto il mio momento. Ehi, pupa! Amone, dai, volevamo uscire, perché io ti ho aspettato tutta la giornata qua fuori, però tu non mi contesti più niente, Amone, dai. Lo so, però, senti, aspetta, prima entra, che ti cosa? Do... Dimmi tutto. Dimmi. Vieni. Siediti. Amone, vuoi che ti spezzo il cuore? Ti spezzo anche le braccia, se vuoi. Allora. Che c'è? Senti, allora, non è che io sono stupida, cosa? Non è che io l'ho visto, anzi non l'ho visto, l'ha visto Mario, ho detto che eravate là minuscoli, che ci spiavate, eh? Oh mio Dio, davvero? L'ha visto, Mario! Che cosa volevi fare? Sei diventato così apposta per rovinarci tutta la giornata, eh? Non l'ho fatto apposta, scusa. È la stessa cosa Elox, è la stessa cosa Crucco, ma tu ti rendi conto delle cose che fate? Ok, va bene, scusa. Hai paura pure dei moscerini che mi chiamino per farli uscire fuori, anzi... L'ho fatto perché volevo piacerti. Cavolo, ma sta zitto. Cosa? E io poi non lo so. Aspetta, ma l'hai fatto perché volevi farti piacere da me? Sì. E se no, perché sono vestita così? Allora ha un senso. Allora va bene, perché non usciamo, dai. Ok. Allora per mano. Mi raccomando, ragazzi, per altre nostre avventure andate a guardare questi altri video. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao. Ciao.